dormono la notte là. Ah, sì, anche notte dormono, capito? Anche la cucina, tutto fai questi, capito? Questi due uomini sono appena usciti dal centro culturale islamico del Pigneto a Roma. Vanno di corsa, hanno paura di parlare davanti agli altri. Poi ci confidano che lì dentro c'è gente che dorme, che mangia e in molti sono senza documenti. Ma ce l'hanno tutti i documenti qui dentro? Senza documenti anche c'è dentro. Nascono i scantinati, garage, negozi. Qui si prega e si predica, parlando di Islam e politica. Sono almeno 43 le moschee irregolari della capitale, anche se i fedeli non amano chiamarle così. Non moschea, sostegno il culto islamico. Però è scritto giù moschea, no? Qui è scritto no moschea. Entrare in moschea. Però pregate, cioè come se fosse una moschea. Noi chiamavamo moschea, voi non lo so come chiamare. Di posti così in Italia ce ne sarebbero almeno 1000. Sfuggono ai censimenti ufficiali, ma li conoscono molto bene i cittadini e i comitati di quartiere. Nascono dal nulla ogni settimana anche qui a Roma. Sono sotto la lente dell'antiterrorismo, alla ricerca di reclutatori, predicatori d'odio e aspiranti jihadisti. Che cos'è qui? Questo è un magazzino. Dove? Ma ci abitano delle persone? Che cosa si fa qui dentro? Non lo so perché è perché lavoro per il pulire, però deve lavorare. All'interno di questo garage c'è di tutto, qui convivono una moschea e probabilmente un'abitazione dove non è dato sapersi quante persone ci sono. Ma possiamo vedere no, che c'è dentro? No, perché non è padrone questo. La donna all'interno cerca di convincerci che qui c'è solo un magazzino, poi però arriva qualcun altro che ci conferma che qui vivono delle persone. La casa, la mia casa entra. Esquilino, Pigneto, Casilino, usciamo ed entriamo dai cosiddetti centri culturali islamici della capitale. In questi quartieri ne abbiamo trovati anche 3 o 4, uno a fianco all'altro. I fedeli entrano ed escono a tutte le ore e quando chiediamo degli ultimi attentati, alcuni ci rispondono di non sapere. Io non lo so. Ti ricordi quello che è successo in Francia? Sì, anche tutti. La stessa cosa è successa a Bruxelles. La stessa cosa. Quasi tutti affermano che non è una questione di religione. Noi musulmani non sono dei terroristi. L'Islam se la perde Dio. Altri invece danno la colpa all'Occidente. Sì, gli americani dietro questa gente lì sempre vivono tra di noi, fanno il tappeto.